Sono partiti. Lotta per il comando con Nashville Mark, Logos PF e Nymphea Spin a ventaglio. Vediamo chi riesce a scendere allo steccato tra Logos e Nashville Mark. Nashville ci sta, Logos va davanti, sbaglia Nymphea Spin. All'esterno rimane il 10 di Nottingham Miller, che dopo 200 di gara punta in avanti su Logos PF. Poi cerca di ritrarsi per mettersi terzo in corda, Luke vorrebbe impedirglielo ma non ci riesce. 400 movimentati del battistrada Logos PF, che adesso guida con più calma, anche se dalle retrovie si vede già la sagoma di Moneirus che avanza in coppia con il numero 11 di Nymphea Spin. Logos PF dopo i primi 400 veloci arriva ai 600 in decelerazione. All'esterno Nymphea Yes che si trascina Moneirus in mezzo alla pista, cerca di avanzare il numero 15, si tratta di Narratore BS, corsa movimentata dopo 800 metri, 16-1 per questo paletto. Si va con sempre Logos in vantaggio, Nashville Mark lì sotto, all'esterno Nymphea Yes, dalle retrovie muove Nurivan dopo un chilometro in 17,5 con Logos PF che cerca di rallentare, ma Nymphea Yes adesso va a mettere la testa davanti a Logos PF. Nymphea Yes con Davide Cangiano che vorrebbe scendere prima della curva, operazione che sta riuscendo perché Logos non oppone. Poi Nesville Mark e Nurivan tambureggiante a largo già da un paio di 100 metri, lungo la corda anche Nottingham Miller con Nymphea Yes che è in fuga. Percorre anche la curva in 15,3, Nymphea Yes e Davide Cangiano che non si gira, controlla Nymphea Yes, Nymphea Yes adesso si è liberata Nashville Mark, Nymphea Yes però trotterella sin sul palo e vince con grande merito. 11-2-3, l'ordine d'arrivo numerico dell'ultima del San Paolo, la vittoria alla grande per Nymphea Yes. Davide Cangiano si mette all'esterno, macina Logos PF e poi se ne va in arrivo, quota di 17,82 secondo Nashville Mark su Logos PF. È tutto, l'appuntamento con le corse per venerdì ore 15, c'è la Tris venerdì.